L'occhio è asciutto, secco, sembra di avere dentro dei granellini di sabbia. La bocca è riarsa, le mucose grattano le une contro le altre, la secchezza mina tutto l'organismo. I tessuti diventano sempre più fragili e indifesi perché i liquidi non lavorano a dovere. Si è irrimediabilmente malati, malati nel profondo. È la sindrome di Sjögren, la malattia invisibile. Questa malattia è una malattia autoimmune, sistemica, una malattia purtroppo degenerativa, attualmente inguaribile. Nella forma primaria, la sindrome di Sjögren colpisce vari organi, occhi, bocca, stomaco, reni, pancreas, cuore, pelle, organi genitali, per cui oltre ai sintomi di secchezza delle mucose, si hanno molti altri gravi problemi. In particolare, nella maggior parte dei casi, subentrano artriti, con conseguente dolore e rigidità spesso invalidanti. Aveva sempre dei problemi, specialmente alle ossa, così aveva queste male, faceva fatica un po' a muoversi. Ha tribolato tanto, bisogna proprio dirlo. Gli ultimi 6 mesi poi era proprio distrutta. Tant'è vero che quando l'ho portata all'ospedale per l'ultima volta, non ce la faceva proprio, abbiamo dovuto farci prestare una sedia a rotelle per portarla in stanza, perché non ce la faceva proprio più. Non poteva più muoversi, era bloccata completamente. Ma ad aggravare una situazione tanto difficile già in partenza, c'è il fatto che esiste una forma secondaria. La patologia ha la tendenza ad associarsi con altre malattie autoimmuni. Per cui la sindrome di Sjögren si associa alla tiroidite di Hashimoto nella maggioranza dei casi, poi sindrome fibromialgica, poi a mano abbiamo associazioni con il lupus, con la sclerodermia, che sono tutte patologie che già da sole sono pesanti, quindi figuratevi associate allo Sjögren. Problematiche veramente tali e tali, dove effettivamente il pensare di poter stare un giorno bene non esiste. Cioè, la qualità della vita diventa pessima, se non veramente drammatica nei momenti di acuzia, cioè dove veramente decidi anche da dire vabbè, forse è meglio non esserci più. E spesso molti di noi lo diciamo, perché nei momenti di acuzia veramente diventa poi insopportabile vivere, insomma, diventa veramente pesante, perché è una patologia di quelle con le quali convivi col dolore. Infatti oggi ho ricevuto proprio una bella email da un'oncologa che ha detto, dice, io nel passato mi sono occupata dello Sjögren, perché non molti lo dicono, ma molti aspetti che hanno i malati di Sjögren li hanno i malati di oncologia, di cancro, insomma. Alla fine l'ha portata a prendere anche il cancro ai polmoni. E il legame coi malati di cancro non finisce qui. La sindrome di Sjögren può anche degenerare in linfoma, tumore del sistema linfatico che aumenta il rischio di morte. E noi tra i linfomi abbiamo proprio uno di quelli più rari, e che tra le patologie, diciamo, pesanti, difficili e gravi, l'incidenza maggiore di linfoma ce l'ha proprio la sindrome di Sjögren. Questo dato è emerso proprio da una ricerca finanziata dall'Animas nel 2006 presso l'Università di Udine. Data la complessità della patologia, per i malati si tratta di vivere un lungo calvario nell'attesa di scoprire che cosa si ha. Quindi il problema di chi sta male è di cominciare un lungo pellegrinaggio. Cominci a girare, come è successo anche a me, per anni e anni e anni. Prima di scoprirla ce n'è voluto, perché andava prima dal fisiatra, poi dal... insomma, ha dovuto fare parecchi passi finché alla fine poi si sono accorti che c'era questa malattia. Con dispendio di energie, con dispendio di risorse economiche, e con l'ansia che arriva alle stelle proprio perché non riesci a capire cos'hai. Ansia di non sapere cos'è che ti fa star male.
che ti rende stanco e dolorante, che ti impedisce di vedere bene. La vita diventa tutta un'impari lotta con fastidi e malesseri quotidiani, controllati a stento da prodotti e farmaci palliativi. Con forti controindicazioni, perché parliamo di cortisone, antimalarici, antiepilettici, oppure uso di analgesici. Purtroppo danno quello che danno tutti, un po' di cortisone, un po' di queste cose, ma medicine specifiche per questa malattia non ci sono. Senza calcolare che c'è una buona percentuale di malati con sindrome di Sjögren che non tollera i farmaci. Farmaci come l'antimalarico, perché abbiamo alterazioni al fegato, oppure l'analgesico comune come un Buscopan, un Voltaren, perché si hanno le controindicazioni. Ai malati non resta che ricorrere a prodotti lenitivi per calmare infiammazioni e pruriti di pelle e mucose ed evitare così possibili abrasioni e tagli. Indispensabile l'uso frequente di colluttori per la bocca e di lacrime artificiali. Perché solo di lacrime artificiali si oscilla dai 120-150 euro mensili. Di quello ne mangiava tanto e poi insomma questo non viene neanche passato dalla mutua, diciamo. La mancanza di cure specifiche aggrava uno stato già provato dall'impossibilità di avere una vita normale e da un forte senso di isolamento. Spesso un altro problema che emerge di questa malattia è non essere compresi dagli stessi familiari, proprio perché è una malattia invisibile. È molto facile capire e voler aiutare chi visibilmente sta male, è molto più difficile aiutare chi invece non si vede che è malato. La depressione arriva inevitabile per questi malati invisibili. Nessuna vera terapia, né farmaci, né assistenza, né esenzioni per le tante spese. È per questo che è nata l'Animas. L'Animas vuole rispondere ai gravi problemi e ai tanti disagi dei malati. L'associazione dà ascolto e sostegno psicologico. Importante è stata la teatroterapia, organizzata dalla dottoressa Marotta. I malati sono riusciti a vincere l'isolamento partecipando alle prove e allo spettacolo finale. Un altro scopo è la sensibilizzazione sociale. Dopo il parziale rimborso dei costi per i farmaci, 50 euro mensili riconosciuti dalla Regione Veneto, l'Animas conta su un riconoscimento più importante che sarebbe decisivo per i malati. Dal 2005, infatti, si batte per ottenere dal Ministero della Salute l'inserimento della sindrome di Sjögren nel Registro Nazionale delle Malattie Rare. In primis questo riconoscimento della malattia rara, perché è da lì che poi ne deriverebbe il tutto per quanto riguarda i servizi, per quanto riguarda le terapie, l'assistenza, la presa in carico del malato e di conseguenza lo stimolo alla ricerca. Con un fondo stanziato dall'Animas a favore dell'Università di Verona già ci sono i primi risultati. Noi abbiamo portato a termine un progetto che adesso appunto sta continuando proprio per cercare di migliorare la diagnosi di questa malattia e attraverso delle tecniche di biologia molecolare abbiamo individuato una nuova proteina che viene attaccata dagli anticorpi nei pazienti affetti da questa malattia, una proteina che è presente nella saliva e nelle lacrime e che si chiama l'ipocalina, che svolge un'importante funzione anche di difesa contro le infezioni. Capire quali sono le proteine che mancano o che sono alterate ci permette anche di formulare, per esempio, dei nuovi preparati, sia come lacrime artificiali, sia come saliva, che sicuramente può aiutare a far star meglio questi pazienti. Ovviamente la ricerca indaga anche sulle cause. C'è da dire che come tutte le malattie autoimmuni anche la sindrome di Sjögren vede una predisposizione di tipo genetico e fattori ambientali che intervengono su questa predisposizione genetica. Intervengono anche fattori ormonali, tanto è vero che 9 pazienti su 10 sono donne, quindi colpisce in stragrande maggioranza il sesso femminile. A Verona, per l'infaticabile lavoro dell'associazione, comincia ad esistere un punto di riferimento importante per i malati di sindrome di Sjögren. La FOCIS, che è una organizzazione internazionale che raggruppa le società di immunologia clinica del mondo,
con sede negli Stati Uniti, ha scelto due sedi di eccellenza in Italia. Una di queste è l'Università di Verona, in virtù dei lavori e dell'attività coordinata in particolare dal professor Lunardi. Noi da circa un anno appunto collaboriamo con l'associazione Animas, in particolare con la presidentessa dell'associazione, la dottoressa Marotta. C'è un rapporto direi privilegiato, sia per quanto riguarda appunto i pazienti che si rivolgono al nostro centro, sia per quello che riguarda il finanziamento della ricerca stessa. Perché ritengo che l'associazione dei malati sia importantissima in qualsiasi campo della medicina. La ricerca senza un sostegno non è possibile eseguirla con quella efficacia che tutti vogliamo. È necessario che si sviluppi anche in Italia un concetto di cooperazione che faccia ritenere che il dovere di sostenere la ricerca è un dovere civile a cui nessuno si può sottrarre. Date queste premesse, un altro importante obiettivo è la nascita di un ambulatorio polispecialistico. La stessa interdisciplinarità è richiesta in un concorso per tesi di laurea che l'Animas vuole istituire. Adesso, dato che è morta una nostra associata, la quale io volevo molto bene, che aveva fatto con noi il teatro terapia, io vorrei dedicarle un concorso. Quindi il nostro scopo è di premiare le tesi di laurea di specializzandi in medicina, ma di vari reparti, perché è fondamentale per una patologia sistemica come la sindrome di Sjögren cominciare a lavorare in team. Una battaglia portata avanti su più fronti, contro gli effetti della malattia, contro l'indifferenza sociale e contro lo stesso isolamento di cui sono vittime i malati, affinché i malati invisibili siano svelati al mondo e ottengano l'attenzione che tanta sofferenza silenziosa merita.